Bentornati anche oggi a un nuovo appuntamento con Buongiorno Verona Live. Anche quest'oggi, venerdì 25 giugno, sono da sola, inizio da sola questa puntata perché il direttore Matteo Scolari poi si collegherà con noi dopo per una diretta, molto probabilmente dal centro città. Noi però oggi introduciamo subito il tema del giorno. Oggi, come ogni venerdì, abbiamo deciso di trattare il tema degli spettacoli e degli eventi che riguardano Verona, che riguardano la nostra città. Dato che quest'estate, l'estate della ripartenza, come si sente spesso dire, sarà davvero piena, un cartellone davvero tanto ricco per quanto riguarda spettacoli, concerti, musica, insomma, tanti tanti eventi che vogliono anche aiutare i cittadini e la città a riprendersi da quest'ultimo anno e mezzo di difficoltà causata dall'emergenza sanitaria. E allora, per iniziare subito alla grande, partirei con il primo ospite. Abbiamo insieme a noi Paolo Facincani, direttore artistico di Alive. Benvenuto. Buongiorno, benvenuti, grazie a voi. Allora, dunque, partirei parlando di Inchiostro Vivo, ossia della rassegna che è andata in scena proprio nelle ultime settimane. Martedì 22 giugno c'è stato l'ultimo appuntamento con il teatro di prosa al Festival Inchiostro Vivo. Insomma, possiamo tracciare un bilancio di quella che è stata questa stagione intanto? Certo, un bilancio molto positivo, anche se Inchiostro Vivo comunque chiuderà il 30 giugno, perché abbiamo le serate di danza che sono organizzate in collaborazione tra Alive, l'Estate Teatrale Veronese e le compagnie Certo. di danza del territorio. Il bilancio è positivo perché intanto si è ritornati a fare musica e spettacolo dal vivo. Abbiamo avuto un buon afflusso di pubblico, alcune serate totalmente piene, qualcun'altra invece con qualche posto ancora libero. Direi che dopo la pandemia era importante dare un segnale di ripartenza e riconfermare quello che già nell'inchiostro vivo precedente avevamo fatto. E devo dire che insomma, alla fine, soprattutto per quello che riguarda i giovani, c'è stata una bellissima risposta. Ecco, quindi per noi è stato un anno un po' faticoso, ma arrivare a riaprire il chiostro e a rimettere in piedi concerti e spettacoli, anche se non è stato facile, è stata una delle cose che ci fa ben sperare per il futuro. Certo, chiaro, beh, assolutamente sì. Tra l'altro, sempre parlando del chiostro di Santa Eufemia, come giustamente ha citato all'inizio, proseguiranno gli appuntamenti fino al 30 giugno con l'Estate Teatrale Veronese Danza al Chiostro. Ecco, anche qui è veramente un bel progetto, anche di inclusione, anche un modo per avvicinare i giovani ai linguaggi dell'arte, quindi sia della musica ma anche della danza. Certo, allora per quello che riguarda la danza c'è la collaborazione con le compagnie di danza del territorio veronese che sono strutturate al loro interno da un punto di vista artistico. La collaborazione in atto è tra Alive, l'Estate Teatrale Veronese e le compagnie di danza, per cui il chiostro si vivacizza anche con una forma di spettacolo che è quella, appunto quella della danza e Alive mette a disposizione la propria conoscenza del chiostro e anche e soprattutto la parte tecnica delle strutture, il palcoscenico, eccetera. Devo dire che con le compagnie di danza, come ho detto in conferenza stampa, c'è una bella sintonia perché sono persone che rispettano il chiostro e hanno voglia di dare un messaggio positivo come noi di Alive. Quindi è naturale che ci sia questa collaborazione che sicuramente andrà avanti nei prossimi anni e sicuramente produrrà anche una collaborazione artistica tra, diciamo, le compagini di Alive e i balletti. Per quello che riguarda il chiostro, noi siamo partiti nella prima parte del chiostro, in realtà non l'abbiamo fatta al chiostro, ma l'abbiamo fatta a Villa Buri, per una serie di motivi, insomma, legati a aspetti burocratici non molto positivi, però alla fine comunque è importante fare le situazioni. E abbiamo debuttato con La Donna Serpente di Carlo Gozzi, con la regia di Liu Jin, e avevamo come attori, insomma, Bob Marchese, che fa parte della storia del teatro, e Fiorenza Brogi, altra grandissima attrice, e una serie di giovani di grande talento, guidati comunque da Nicolotto Deschini, dalla scuola di teatro che loro hanno. E devo dire che questa è stata una delle produzioni molto apprezzate, anche perché Gozzi non è stato di facile resa, ma è un teatro molto interessante, sicuramente verrà riproposto comunque anche il prossimo anno. Poi abbiamo avuto una serie di concerti. Allora, i concerti di Alive sono stati quelli
quelli naturalmente su Giorgio Gaber, e abbiamo avuto l'onore di avere il presidente della Fondazione Gaber, Paolo Dalbò, che è venuto a sentire il nostro concerto, ha fatto anche un salotto con i ragazzi e devo dire che da lì è partita una collaborazione che avrà comunque degli sviluppi in futuro. E portare Gaber ai giovani non è stato facile, però poi alla fine, insomma, le canzoni sono talmente belle che i ragazzi si sono sintonizzati facilmente. Abbiamo aggiunto una data in più a richiesta del pubblico perché abbiamo avuto parecchio pubblico interessato a vedere questi concerti. Poi abbiamo fatto due concerti con il coro di Voci Bianche, Sì. abbiamo avuto il pieno naturalmente con i bambini che hanno cantato dopo 6 mesi, si sono esibiti dal vivo e devo dire che insomma abbiamo eseguito dei brani di Rachmaninoff in russo, non particolarmente facili, ma di grande effetto e poi naturalmente omaggio alla lingua italiana con i testi di Rodari, con la musica di Teresa Procaccini. E poi abbiamo avuto il coro giovanile che oltre a essersi esibito come coro di supporto alle soliste nel progetto Gaber, ha cantato il festino nella sera del Giovedì Grasso di Adriano Banchieri, che è una commedia armonica del Seicento. Quindi insomma un bel calendario anche il vostro, avete lavorato tanto, ma tra l'altro io mi soffermerei invece su un'altra particolarità, un altro appuntamento, perché voi questa sera, se non sbaglio, sarete anche in arena, giusto, con Certo. Cavalleria Rusticana Pagliacci, quindi insomma anche Noi. qui andrete a calcare un palcoscenico tra i più importanti, insomma. Quest'anno noi canteremo nella produzione Cavalleria e Pagliacci, però canteremo espressamente nell'opera Pagliacci. L'opera per i bambini, quest'opera non è facilissima, anzi è tra le più difficili da un punto di vista vocale, però noi siamo molto allenati, quindi i ragazzi non, anzi si divertono a cantare. Problema è che comunque per le misure anti-Covid e tutte le problematiche connesse, noi canteremo schierati sugli spalti a fianco del coro della Fondazione Arena e le prove sono state un po' tribolate perché è un periodo un po' difficile per tutti. Diciamo che alla fine comunque sarà uno spettacolo molto molto bello, particolare e di effetto, sicuramente il pubblico apprezzerà ciò che la Fondazione ha messo in scena. Certo. Ed è secondo me un anno zero della musica lirica in arena, cioè da adesso in poi il pubblico si abituerà a vedere delle cose con un impatto visivo molto più importante rispetto a una volta. Un po' piange il cuore perché l'arena come l'abbiamo vissuta negli anni scorsi, soprattutto quando ero giovane anch'io, che ho fatto tempo a conoscere i grandi maestri, i grandi direttori, le produzioni, quelle artigianali in arena. Non ci saranno più forse perché i Sì. tempi sono proprio cambiati, però noi ci siamo vivi e vegeti e riusciamo a E cantare anche in condizioni non facilissime. questo è un bene, insomma, c'è bisogno poi di musica. Dopo veramente, lo ripetiamo, dopo quasi 2 anni di stop alla musica dal vivo, ai concerti, poter tornare ad ascoltare, insomma, un coro di voci bianche come il vostro, ma non solo, è veramente qualcosa di magico quasi. Poi in una cornice come quella dell'arena, a maggior ragione. Allora, Paolo, noi la ringraziamo per averci portato, insomma, una ventata d'aria fresca e poi vi facciamo un grande in bocca al lupo per questa sera, allora. Crepi il lupo, che poi ricordo è quello di Cappuccetto Rosso, quindi è giusto che quel simbolo lì crepi. Benissimo, perfetto. Grazie allora e alla prossima. Arrivederci.